Allora ragazzi, buongiorno, oggi sono venuto qua in uno degli appartamenti che ho appena finito, quindi i ragazzi stavano pulendo, hanno messo tutti i quadri eccetera, quindi è un bilocale, l'abbiamo fatto diventare un bilocale, prima non lo era, e dopo magari metterò qualche foto, soprattutto del dopo, perché prima ultimamente ne sto facendo veramente poche perché non ho il tempo, ma il motivo per il quale faccio questo video è un altro, ok? Praticamente all'interno di un gruppo nel quale sono presente è stato chiesto qualche volta di magari vedere da un investitore, ok, quali sono le prime difficoltà che ha riscontrato all'inizio, quindi nella prima operazione dove ha sbagliato eccetera. Allora, siccome io ho una storia un po' particolare, quindi la mia prima operazione è veramente andata di merda, quindi tutti gli errori che si potevano fare io li ho fatti, ok? Voglio raccontarvi un attimino come è andata, ok? Quindi quali sono gli errori che ho commesso durante questa prima operazione. Allora, partiamo dal dire che io cercavo un'operazione che mi permettesse di stare bene io, nel senso che mi faceva probabilmente paura avere un'operazione con troppi capitali all'interno. Quindi che cosa è successo? Che io cercavo immobili che costassero veramente poco, ok? E per farlo ho scelto una zona popolare, ultra popolare, ok? Che in quel determinato momento si è rivelato un grosso errore, ok? Ora, io se mi seguite sapete che non parlo male delle zone popolari, soprattutto perché io opero moltissimo. Allora, opero su tutte le nicchie, ok, un po' dappertutto a Milano, ma picco pesantemente anche le zone popolari, ok? Quindi cos'è successo? Che in quel momento il mio più grosso errore è stato non valutare bene i prezzi, cioè io non conoscevo i prezzi di mercato, quindi ho cominciato a fare innanzitutto delle visite delle agenzie immobiliari, mi presentavo, sono un investitore, di qua di là mi mandavano tutti a cagare perché non ci credeva nessuno, ok, forse non ci credevo nemmeno io. E quindi cosa è successo? Che quando è arrivato uno che finalmente mi ha creduto, abbiamo trovato un'operazione appunto in questa zona popolare e c'è questa via molto lunga che è una via praticamente dove ci sono tantissimi stranieri e soprattutto malfamata su internet eccetera. Allora, vi devo dire la verità, non è così male questa via, ok? Cioè, però la percezione che viene data, io stesso all'epoca avevo un pochettino di paura e io sono andato in questa zona appunto che è già considerata brutta eccetera e non solo sono andato in questa zona, ma sono andato nella via peggiore di questa zona, ok? Quindi neanche nella via che tutti considerano brutta, ok? Ma proprio in una via che era il peggio del peggio. Quindi che cosa è successo? A quel punto trovo una persona che mi dice: va bene, possiamo portare a casa questa operazione mettendo dentro 40.000 euro, quindi sono riuscito a trovare un bilocale a 40.000 euro. Io dicevo: cazzo, però sono stato bravo perché io da conto economico mi viene fuori che posso fare 90.000 euro, ok? Quindi una volta che ho ristrutturato l'immobile posso prendere 90.000 euro. Bene, allora faccio la mia proposta, quindi dico: ok, voglio darti 5.000 euro di caparra, 6 mesi di tempo. E nel frattempo mi riservo di cedere il preliminare, quindi cerco di fare una cessione di preliminare. E quindi che cosa succede? Che il proprietario mi dice: Ciccio, io con 5.000 non te la do, voglio 10.000. benissimo. E anzi, io ho chiesto all'inizio 8 mesi e il proprietario mi fa: no, io non, uno, numero uno, 5.000 non li voglio, voglio 10.000. numero due, massimo ti do 4 mesi di tempo. Quindi sono stato anche un pochettino bravo a tirarlo su fino a 6 mesi. Dico: vabbè, facciamo 6 mesi, ti do 10.000 euro di caparra. A quel punto comincio a fare i miei lavori di ristrutturazione. Non sapevo nulla di ristrutturazione, non conoscevo nessuno. Allora vado da un mio amico che fa ristrutturazioni e guardate che cosa faccio, siccome io mi fido del mio amico, che poi il mio amico è bravo, quindi non, niente da dire. E il mio amico fa ristrutturazioni, ok? Il problema qual è? Che questo mio amico fa ristrutturazioni in centro. Quindi il mio amico è abituato a fare ristrutturazioni fighe. Io in quel momento non sapevo nulla e quindi a me è sembrato la cosa migliore, ok, come da suo consiglio, giustamente fare una ristrutturazione completa, quindi fare una ristrutturazione completa molto figa, fare un impianto elettrico nuovo che mi è costato 1.800 euro, mettere una porta blindata da 1.500 euro, cioè tutta una serie di cose. Allora a quel punto faccio la mia ristrutturazione, sono stato molto veloce, quindi subito 10 giorni l'appartamento era finito.
Allora comincio a dire, vabbè, mi hanno detto che l'home staging serve, benissimo, vado e prendo dei mobili da uno dei grossi magazzini, adesso non ricordo neanche più come si chiama, non è Mondo Convenienza, neanche Ikea, è un altro, Mercatone 1 forse, ok? Oh, attenzione che poi magari mi querelano, perché dico questo, però comunque spendo circa 3.500 euro, adesso non ricordo che cosa, faccio un home staging del bruttissimo, quindi faceva veramente vomitare, nel senso che metto soltanto i mobili, ma non lo faccio figo l'appartamento. Allora a quel punto l'agente immobiliare mi dice, va bene William, adesso possiamo vendere l'immobile, ok, gli chiedo io, no? Quanto possiamo prendere? E questo mi fa, guarda, secondo me 60-65 mila, cosa? Come 60-65? Ma va, questo almeno 85-90 li prendiamo, ma li prendiamo subito. E lui mi dice, guarda William, io ti dico la verità, se vuoi proviamo, proviamo a metterlo in vendita una decina di giorni, ma ti assicuro che io sono qui da 10 anni e quindi per me non si vende. Allora, vabbè, comincia, mi arriva la prima botta. Allora a quel punto dico, vabbè, proviamo, dai, 10 giorni. Allora metto l'immobile in vendita, mi fa, guarda, io non me la sento però neanche di metterlo a 90.000, mettiamolo almeno a 80. Gli dico, ascolta, facciamo così, mettiamolo a 85. Vabbè, lo mettiamo a 85.000 euro, benissimo, lo mette per una settimana di tempo. Una settimana di tempo non telefona nessuno, non lo caga nessuno questo appartamento. Fuori ci sono spacciatori, prostitute, terzo piano senza ascensore, cioè un disastro, ok? E mi chiama e mi dice, William, ascolta, qua dobbiamo correre ai ripari. Vabbè, abbassiamo un pochettino il prezzo. A quel punto che cosa succede? Dico, vabbè, abbassiamolo a quanto? 75. Il problema è che io, ragazzi, l'avevo già pagato tra ristrutturazioni, che ho speso una paccata di soldi, home staging che ho sbagliato, agenzia, eccetera, avevo già speso 65.000 euro, una cosa del genere, ok? Appunto, io prendevo e partevo dal presupposto di andare a prendere 90.000, ero contentissimo. E quindi che cosa succede? Che a quel punto l'immobile fa le visite, ma nessuno fa le proposte. Arriva praticamente il momento in cui io devo andare all'atto, ok? Non ho i soldi per saldare l'immobile, anche perché io come un pirla non ho fatto una operazione, ma ho messo tre operazioni in piedi nel giro di un mese, ed ero un esperto, quindi potete capire che cosa vuol dire questo, ok? E mi sono praticamente ritrovato a dover piangere ai proprietari, quindi i proprietari mi hanno detto, Ciccio, a noi non interessa, tu devi rigettare l'immobile, se no noi ce lo teniamo, ok? Quindi ci teniamo la caparra e lo teniamo ristrutturato, sono cazzi tuoi adesso. Sono stato, diciamo, bravino in quell'epoca a contrattare con i proprietari, che mi volevano a un certo punto, vabbè, purtroppo è così, ragazzi, cioè se vi trovate in una situazione del genere è veramente brutta, difficile da gestire. Morale, mi hanno dato 2 mesi di tempo extra per vendere l'immobile, e guardate una cosa, l'ultimo giorno, ma lo giuro, ultimo giorno, mi arriva la proposta d'acquisto da un investitore, un avvocato, per 60.000 euro, cioè mi permetteva di uscire dall'operazione con, mi sembra, 3-4.000 euro di perdita, ok? E quindi ovviamente ho accettato. Quindi la mia prima operazione è stata un disastro, ripeto, non ho fatto una, ma ne ho fatte tre contemporaneamente. La seconda è andata un pochino meglio, quindi pensavo di guadagnare 30.000 euro, ne ho guadagnati forse 4.000, 5.000, una cosa del genere. Quindi tra la prima e la seconda sono andato praticamente in pari, e la terza fortunatamente è andata molto bene. Quindi una su tre, cazzo, però come vedete l'immobiliare veramente ha tante problematiche, e soprattutto all'inizio io dico sempre, ragazzi, non correte, andate piano. E ve lo dice uno che perché voleva correre, perché non vedeva l'ora di iniziare, di farlo, di dimostrare che poteva farcela, l'ha preso proprio qui. Quindi attenzione, l'immobiliare è molto figo, però dovete sapere tutte le regole del gioco, dovete sempre tutelarvi e soprattutto, mi raccomando, conoscere tutti i prezzi di mercato come si deve, ok? Con questa vi saluto, magari dopo vi racconterò anche come sono andate le altre proposte, le altre operazioni, eccetera, ok? Quindi tante volte sapete che cos'è? Che si vede magari un soggetto che in questo momento sta facendo operazioni, che martella dalla mattina alla sera, che ne ha tante in corso, e si può pensare che il successo sia arrivato dalla mattina alla sera, invece tante volte questa persona ne ha mangiata di merda prima. Quindi
A me è successo, quindi non mi vergogno a dirlo, anzi, secondo me da quell'operazione io ho imparato veramente forse di più rispetto ad altre, ok? Quindi tantissime volte quando le cose vanno male è quando più imparate. Non vi sto dicendo di sbagliare, quindi cercate sempre di capire, cercate sempre di tutelarvi e non correte come ho corso io perché vi fate male, ok? Ciao ragazzi, buona domenica!